mio padre sicuramente, però ecco, questo legame con la sua terra l'ha sicuramente trasmesso fortemente ai miei figli, perché comunque appunto anche da bambina io venivo al suo paese, a Spinza Adriano, ho vissuto momenti della mia infanzia importanti proprio nella casa di mia nonna, dove sono nati i miei zii, dove è nato anche mio padre. E, insomma, sono piena di ricordi, ricordi anche particolari appunto di questa terra. Oggi comunque sono legata e torno spesso proprio perché mio padre ha voluto da qualche anno credere, ecco, in un altro sogno che è quello legato al vino, e quindi insieme alla famiglia Volpone si sono fusi e abbiamo dato vita a questa etichetta, l'acido Volpone, che però è anche sicuramente una scusa per proprio tenerci legati a questa terra e per portare avanti un sogno, qualcosa che comunque porti in luce questo territorio, perché appunto un territorio sicuramente si valorizza attraverso la cultura, ma anche attraverso le tradizioni, ma il vino, perché il vino è cultura, il vino racconta una storia, è condivisione, e i sapori stessi lasciano un ricordo anche in chi non è di questa terra, però la farà vivere attraverso l'esperienza sensoriale e magari la trasmetterà ad altre persone. Eh sì, assolutamente, perché mio padre è proprio l'emblema, secondo me, di questo. Io, se penso appunto al percorso straordinario che ha fatto mio padre, e se penso appunto al paese in cui è nato, che è meraviglioso, è un paese storico che ha delle cose molto belle, però certamente soprattutto all'epoca non era un paese che ti poteva offrire tante possibilità, era già tanto se trovavi lavoro o se studiavi, quindi ricordo che mia nonna invece, insomma, a questo ci ha tenuto tantissimo, ha fatto studiare tutti i miei zii, perché effettivamente lo studio, la cultura ci rende liberi, quindi liberi anche di sognare. Quindi penso che questo festival sia un'iniziativa meravigliosa, già il nome stesso, il Festival del Pensiero, cioè un festival dove si possono fare riflessioni, dove appunto attraverso la conoscenza, i racconti di artisti che magari vengono qui e condividono qualcosa, ci fanno sentire più vicini magari a quello che può essere il nostro sogno e che a volte non ci permettiamo di vivere. E invece, secondo me, la vita vale la pena di, insomma, di prendersi qualche rischio, di affrontare qualche sfida che in qualche modo ci fa brillare l'anima. Cioè, vale la pena, piuttosto che... Poi ripeto, le radici, cioè anche un personaggio come mio padre, comunque appunto sicuramente si è allontanato dalla sua terra, non l'ha mai dimenticato, cioè lui, anche se ha viaggiato tantissimo e ha fatto mille esperienze che qui non si sarebbe potuto neanche immaginare, in realtà il luogo di là è la sua terra. Lui per ricaricarsi torna qui, lui ama passeggiare per i bambini, lui non è una persona che va in vacanza, lui ama il suo lavoro e la sua terra. E quindi si ricarica qui tra gli ulivi e tra le frecce del grano.